10 km dal mare e poi c'è questo piccolo porto che è buon vicino, che la sera si sta bene, si sta freschi, c'è una buona gastronomia e una buona ospitalità. Io ormai ne sa più del sindaco, sarà, lo faremo sindaco anche a buon vicino. Ci manca solo questo, dai. Ormai... Ragazzi, vedo gli applausi e visti di una scherza, rischio. È diventato uno dei nostri, noi ci siamo legati anche da questo affettivo, nella sua bella persona che è, per la sua bella, e soprattutto per la sua professionalità, che ci mostra ogni volta che stiamo insieme a lui. Grazie veramente, noi ti aspettiamo con vicino la Pro insieme anche a Nino Graziani, che sicuramente ci darà sempre, come ci sta dando una mano, ci darà una mano per la nostra, per dare una visibilità maggiore al nostro popolo. Noi siamo uno dei popoli più belli d'Italia che è un valore aggiunto, venite a visitarlo perché volete in conferenza stampa, ne vale la pena. Grazie. Grazie di cuore sindaco, grazie a Monica che tra l'altro quest'anno una piaciuta sorpresa per me quando eravamo ospite a Danza in Fiera a Firenze. Danza in Fiera ha voluto celebrare i miei 30 anni di attività, la terza volta che ci ospitava, è stata per me una grande soddisfazione ed è stato molto bello vedere che i costumi di Monica fossero esposti insieme a quelli a due passi da quelli del Teatro San Carlo di Napoli, e questo dava proprio la sensazione della bravura tecnica di questa ragazza che è veramente un autentico talento. Ci conosciamo da tanti anni perché poi ha anche realizzato alcuni costumi per il Ballo Russo di qualche anno fa ed è veramente un grande talento. Brava Monica, la sua sartoria si chiama Ardinà, si trova a Napoli, ma in realtà abbiamo creato un collegamento anche con lei per poter qui a Roma, in Piazza di Roma, per chi lo volesse creare la possibilità di poter trovare dei costumi o per affittarli o per acquistarli, grazie alla maestria di Monica Fiorito. Sindaco, io ho invitato i centri colleghi per questo traiore, lo dico anche ad Antonella, perché è probabile che se fosse liberi una capatina nel campagno in Calabria potrebbe essere piacere. Sì, certo, così mando già dentro il vicino che mette ce l'hanno. Ecco, allora pensiamo, c'è una crisi, hai voglia, Giuseppe, benissimo. Poco fa ho detto Antonello, io vorrei un applauso per questo uomo alla mia destra, quello che fare gli enormi mi dicono anche perché. Di grandi amministrazioni vengono chiamati degli uomini che devono rimettere in equilibrio sorti non sempre facili di grandi amministrazioni. Bene, questi uomini poi non vengono quasi mai, non solo vengono ringraziati, ma se fanno bene il loro lavoro rischiano anche. Bene, lui grazie a Dio ha sempre fatto benissimo il suo lavoro e di volta in volta ha meritato le sue promozioni. Adesso è eccellente lavoro anche all'Università di Cassino. La chiave anche nel tuo lavoro che sia, oltre all'onestà che ti contraddistingue, la passione. Passione e tenacia. Ci vuole tanta tenacia di dire di no alle solite commissioni, al solito modo di gestire con allegria il pubblico. Questa è la cosa peggiore che possa capitare a tutti noi, perché in questo momento lancio nel nostro stato certo momento dei migliori. Naturalmente io non mi voglio confrontare con un bilancio statale, non in questo senso, però se si comincia sin dalle piccole amministrazioni fino ai più grandi ministeri a gestire bene, con attenzione, con parsimonia la cosa pubblica e con giustizia ed equilibrio, io penso che davvero ci si possa fare. La tua è una di quelle amicizie delle quali io mi onoro. Antonio Cammarelli, facciamo un applauso, bravo sempre. Tra l'altro,